Ciao a tutti, ieri è uscita la notizia su Leonardo Bonucci che però è passata sotto traccia, ma io credo che sia invece una notizia molto importante per quanto riguarda il futuro prossimo della Juventus. Cosa è successo? Praticamente Bonucci ha mandato una PEC alla Juventus chiedendo di essere reintegrato dentro il gruppo squadra. Cosa vuol dire in soldoni? Che praticamente il difensore ha ufficializzato e certificato che lui vuole tornare a giocare nella Juventus. Fondamentalmente a livello pratico cambia poco, però si apre uno scenario importante, o meglio, che Bonucci, volendo, potrebbe andare in un tribunale del lavoro e chiedere di essere reintegrato negli allenamenti. Ovviamente il tribunale non avrebbe motivo per dare torto al giocatore, visto che ha un contratto fino al 2024 e ad oggi è in buona salute, e quindi costringerebbe la Juventus tramite una sentenza a pagare intanto una multa, ma quello è il meno, e però a reintegrarlo dentro al gruppo squadra, almeno per gli allenamenti. Poi è chiaro che le partite decide il mister, però per quanto riguarda gli allenamenti sarebbe una figura fissa. Questo cosa implica per lo spogliatoio della Juventus? Che Bonucci non è proprio il primo arrivato, è dentro la Juventus da 13 anni. Ha giocato tantissimo, ha vinto tantissimo e quindi è seguito da alcuni giocatori dentro lo spogliatoio. E visto che i rapporti con Allegri non sono mai stati idilliaci, e proprio con il fatto che è stato defenestrato dalla Juventus, probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente per la volontà di Allegri, questo potrebbe spingere il giocatore a fare la guerra interna ad Allegri. Perché non è un UEA che è appena arrivato e quindi magari non se lo considera nessuno. Bonucci ha sicuramente un impatto emotivo e personale su diversi giocatori che stanno dentro lo spogliatoio e questo potrebbe creare due schieramenti diffusi, gli allegriani e i sostenitori di Bonucci, o meglio, sostenitori della sua causa. E nel momento in cui si andrebbe a perdere la prima partita, o meglio le prime due o tre partite, potrebbe crearsi veramente una spaccatura nello spogliatoio e di conseguenza influenzare molto quelle che sono le prestazioni della squadra, almeno nel recuperare poi eventuali partite e recuperare le sconfitte. Quindi sicuramente la situazione non è facile, perché chiaramente a livello personale posso comprendere l'amarezza di Bonucci che dopo tanti anni, dopo aver dato tanto alla Juventus, per carità, ha dato tanto, ma ha anche ricevuto tanto, che non si senta appagato dal trattamento della Juventus e di conseguenza vorrebbe in un certo senso avere qualcosa in più e magari anche vendicarsi contro un allenatore che non gli sta proprio simpatico. Ma dall'altra parte capisco che la Juventus sta facendo, insomma, una sorta di mobbing a un giocatore che forse non se lo meritava. Io credo che la cosa migliore per tutti sarebbe trovare un accordo. E io sinceramente, se fossi Bonucci, mi farei un anno di ferie a spese della Juventus e buona lì. Però chiaramente il giocatore è molto orgoglioso e quindi probabilmente vuole dimostrare che può dare ancora qualcosa al calcio. Come andrà a finire questa situazione non ne ho idea, ma certamente le cose si complicano per la Juventus e per Allegri, perché se Bonucci dovrebbe essere reintegrato, certamente volerebbero diversi stracci dentro lo spogliatoio. Questa è la mia opinione, ditemi la vostra, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!